15-11 per la David. La Manuela sta facendo una buona prestazione, niente di esaltante, ma ricordiamo che la David è campionessa del mondo, in battuta per tutto il 2010. E certamente la David si sta limitando al controllo del match. La Manuela si deve certamente superare provando a fare di tutto e di più. Ha già provato queste due chiusure con un reverse boss. Peccato, ha forzato eccessivamente da distante e quindi l'errore è stato telefonato. Sotto. Come questo, però. 2-0. È il gioco un pochino che deve fare. Limitarsi ad attendere l'errore dell'avversario contro una che è molto più forte di te è abbastanza improbabile come tattica. Quindi giustamente deve rischiare, accelerare il più possibile. Sotto. E provare a sorprenderla con cambi di velocità e di direzione. Sono entrambe due giocatrici coetanee dell'83, quindi la prestazione di categoria. Grazie. Di categoria ovviamente anagrafica. Bello, questo è un bello scambio. Brava Manuela, attacca se ti è possibile. Dai, questo diagonale. No, lunga. Peccato. Peccato. A mio parere l'errore è stato fatto in precedenza. 3-1. Che si è limitata a rimetterla in gioco o ha fatto quel piccolo trickle boss davanti, doveva avere la forza di spingerla e dare maggiore pressione all'avversario. Buona profondità, buona, questo rischio perché va fuori e quindi un nuovo punto per la David. Buono, attacca. L'attacco in diagonale non è mai estremamente efficace perché si limita ad arrivare a metà del campo. Buona lungolinea, buona questa, adesso attaccala, non farla scendere, non farla scendere. Questa è l'attacca, ovviamente, non sarebbe il numero uno al mondo per niente. Sotto. Peccato. Nuovo errore. 5-1. Evidentemente Manuela paga anche un pochino l'aumento di pressione negli scambi intermedi. Attaccala, ma perché la fai cadere? Hai l'avversario in difficoltà, a questo punto devi approfittarne, portalo in disequilibrio. Buona, brava, brava, brava. Ha recuperato uno scambio che non volgeva certamente a suo favore. Bravo Manuele. Buono, scambi di interlocutori. Buona questo incrociato di Manuela. Questo attacco, esatto, adesso tira la diagonale, no, ha smorzato. Bravissimo. Errore gratuito.
Buona questa azione difensiva. Lungolini. Brava. Altro errore gratuito. Cambio 8-7. 8-7 per Manuela nel terzo. Buono questo scambio di precisione. Cambio. Buono. Buono. Questa non è buona per lei, si chiude. Brava Manuela. Ha già avuto tre occasioni per poter tirare un colpo vincente e ha ottimizzato tutte e tre le volte. Brava Manuela. Vuol dire che c'è, è presente. Sotto. Questo poteva risparmiarselo perché è del tutto cambio gratuito, ma 8-9. A volte capita. 8-9. Brava Manuela, ha fintato bene questo movimento di fare lungolinea e poi di giocare l'incrociato. Ecco, questo ha bevuto, l'altra ha aspettato molto e quindi l'ha presa in contropiede. 9 pari. Brava. Ah, peccato. Balla, si è difesa bene con questa profondità. Se avete notato, nel passaggio precedente il pallonetto incrociato di Manuela non è stato attaccato dalla David, cosa che ha sempre fatto precedentemente. Evidentemente, ovviamente, il giocatore sa che sul 9 pari del terzo non può più permettersi di giochicchiare, quindi deve imparare a stringere, anche se ovviamente il livello di classifica glielo potrebbe anche teoricamente 10, permettere. 9. Quindi non ha rischiato e ha fatto un gioco di rimessa. 19 per la David. Dai Manuela, vediamo quanta energia ancora ha dentro per provare a portar via, se non il game, a creare più difficoltà alla David. Si sta limitando la David a spostare l'avversario. Sotto. Peccato. Ovviamente il palleggio interdittorio è un palleggio comunque di qualità, ha una buona velocità, quindi apparentemente non incide, ma in realtà fa fare fatica l'avversario. Quarta chiusura, la terza nell'angolo sinistro anteriore di Manuela, quindi evidentemente è un colpo che predilige. Buono, vediamo se l'attacca, ma era facile. Cambio. Errore. 12-10. 12-10 per la David.
Vediamo. Bello. Certamente Manuela, dal punto di vista tecnico, non ha nulla da invidiare a giocatori più avanti in classifica. Ovviamente, anche se tutto è migliorabile. Direi che in questo scambio si è visto la diversità dell'impostazione del gioco. 13-10. Il più forte centrale, il più debole alla periferia, viene spostato a destra e a sinistra, avanti e indietro, massimo sforzo e minimo sforzo invece per l'altro. Questo era il colpo della disperazione, perché evidentemente era ancora in apnea per recuperare lo sforzo precedente. A mio parere la David potrebbe essere solamente adesso pronta per poter fare un match, conoscendo la qualità della sua preparazione fisica. Partita conclusa. La David vince i suoi 3 game. Manuela ha fatto una buona prestazione. Non dimentichiamoci chi aveva di fronte, e quindi obiettivamente è stata brava.